È la partita più attesa dell'anno. Garracrema e Emelea si ritrovano nella semifinale dell'RC Sport, un anno dopo la finalissima della Gazzetta Football League. La partenza dei giocatori in maglia bianca è strabiliante, ritmo da paura. Viva, dopo pochi minuti col mancino fa esplodere il popolo peruviano. Casiraghi comincia ad affilare il suo mancino, prima calcia alto, però occhio a non dargli troppo spazio perché lui può far male. Valdivia cerca il primo palo, a Migliorin risponde presente sul ribaltamento di fronte. Eccolo qui Casiraghi col velo decisivo di Bertocchi, fa 1-1. La partita però non cambia canovaccio tattico, con Garracrema che continua a premere il piede sull'acceleratore e va vicinissimo al 2-1. Il 2-1 però è della squadra cinica, matura e forte a Emelea, che segna con Bertocchi. Entra Malpica tra le fila di Garracrema, che comincia a farsi vedere, sarà lui uno dei protagonisti principali di questo secondo tempo. Qui si infila in area Migliorin, miracolo sulla respinta, c'è Jesus Calle che fa 2-2. Guardate la cattiveria con cui tornano a centrocampo i giocatori di Garracrema. Malpica fa un gol meraviglioso con l'esterno destro, è 3-2. La partita sembra avviarsi verso il clamoroso successo di Garracrema, che però ha un grosso demerito, non la chiude. Calle costruisce il contropiede per Biba, che calcia fuori, forse ingannato anche da un rimbalzo ostico. Poi ancora Calle dentro verso Biba, a porta sguarnita, non la centra nemmeno. Entra Fontana per Emelea, che ci prova da fermo, ma respinge Wericon. Altro contropiede con Calle, rimontato da Monteverde, che gli sporca il destro e non lo fa calciare bene. Ultimo minuto, succede di tutto. Monteverde va da Vacca, che cade in area. L'arbitro dice che è tutto regolare. L'azione prosegue, gioco fermo. E VAR e calcio di rigore a Emelea. Sul dischetto va Michele Monteverde. Intuisce Russo, ma è gol. 3-3, si va ai calci di rigore. Fontana è il primo a calciare. Fa 1-0, Malpica sceglie lo stesso angolo, 1-1. Vacca sotto l'incrocio. Wellicon risponde dall'altra parte. Parità che continua anche grazie ai tiri di Monteverde e Biba. Migliorin è il solito rigorista glaciale. E poi si trasforma nell'uomo decisivo parando il tiro a mascotte. Bertocchi col piattone mette palla sotto il 7 e manda Emelea in finale.